assessore allo sport del Comune di Terni, comune che questa sera ospita un evento di grande importanza sia sotto il profilo sportivo che sotto quello della solidarietà. Sì, siamo orgogliosi di poter ospitare qui questa manifestazione. Un ringraziamento innanzitutto a Riccardo Zampagna, perché nella sua lunga e brillante carriera si è sempre ricordato dei suoi amici e della sua Terni. Un ringraziamento all'associazione Primi della Strada e quanti hanno collaborato per la riuscita e l'organizzazione di questa manifestazione. Naturalmente un ringraziamento va a tutti gli sportivi e gli amici di Riccardo che sono intervenuti qui questa sera, anche perché, come dicevi te adesso, una manifestazione dedicata allo sport ma dedicata anche al sociale, perché ricordiamo che il ricavato di questa serata sarà devoluto interamente a molte associazioni che fanno del volontariato a sostegno dei bambini, dei ragazzi, a sostegno della ricerca e di chi ha più bisogno. Quindi pensiamo che sia un grande risultato e siamo orgogliosi appunto che qui a Terni si possano svolgere manifestazioni di questo livello.